Spero di rimanere nei tempi, visto che c'è un'area di, come dire, di fermento e di rivolta oraria. Immaginiamo che Napoleone possa mettere ordine. È un Napoleone però un po' diverso da quelli che normalmente frequentiamo, è il frutto, come dire, di quella che io chiamerei, se ci fosse un sottotitolo, Le avventure di un lettore napoleonico. È un Napoleone che portiamo dalla Sicilia al Midwest, appunto, ma per passaggi che rendono questa cosa, almeno per me, un'avventura, o come ho detto a un gentile socio che mi chiedeva di questo Midwest, una piccola caccia al tesoro. Questa caccia al tesoro comincia in Sicilia e comincia con Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia nel 1980 scrive la postfazione, poi in realtà a lui legato i vari testi, di alcuni scritti giovanili di Napoleone. Lo fa per Sellerio, è uno dei primi proprio titoli di quella collana poi fortunatissima che è La Memoria, quella piccolina blu che tutti quanti noi abbiamo a pile, credo, negli scaffali. Oltretutto occupa anche poco spazio e rende bene perché sono sempre dei titoli importanti. Di Napoleone scrittore, prima di Sciascia, naturalmente si sapeva, e c'era anche stata all'inizio del Novecento un'edizione abbastanza importante di Écrits de Jeunesse, che erano state curate da Frédéric Masson, uno di quei, diciamo, autori, scrittori, storici, letterati di fine Ottocento, che avevano subito un nuovo fascino, direi, di Napoleone, un Napoleone, diciamo, superate gli antagonismi dell'immediata morte, superata anche gli entusiasmi propriamente romantici. Un Napoleone di fine secolo, potrei dire così, o di inizio secolo, a cui appartiene naturalmente a pieno diritto anche il conte Primoli qui a Roma, e che per esempio tocca anche Pierre Loti, che scrisse una bellissima descrizione di una visita fatta nella casa natale di Napoleone ad Ajaccio, dove si sente tutto questo sentimento della fine dei tempi. Sciascia quindi riprende qualcosa che si conosceva e però, come sempre, la lavora a modo suo. Napoleone effettivamente era stato uno scrittore in gioventù, aveva avuto tanto una bulimia della lettura, di cui ho avuto, grazie alla cortesia di Anna Adolfi, la possibilità di parlare in una ormai già remota, ma non tanto, lettura corsiniana, ma non era e non fu per tutto il resto della sua vita solo un grande bulimico lettore, ma fu anche uno scrittore, ma non per tutto il resto della sua vita. Fu scrittore in giovinezza e quelle che raccoglie Sciascia in questo libricino del 1980 sono appunto alcuni dei suoi scritti più significativi. Rimase scrittore però per poco tempo, rimase lettore per tutta la vita, al punto che Sciascia, alla rincorsa di una domanda, poi vedremo se era la domanda giusta da fargli, ma questo fa parte della caccia al tesoro. Sciascia si chiede, si fa una domanda in generale, che porrei così: si può a un certo punto immaginare di aver voluto essere altra cosa di quella che siamo diventati? Naturalmente, fatta a voi. Io la faccio a me stesso, naturalmente ognuno di noi immagino che se la faccia, e soprattutto la facciamo anche con gli altri, cioè, ma potrebbe essere stato quello invece di essere diventato questo un altro. La domanda, quando è rivolta a noi stessi, apre una vertigine, come dire, di altre domande su noi stessi, e quindi rapidamente chiudiamo il file, come si dice oggi. Invece lo lasciamo aperto per Napoleone, perché Sciascia, appunto, sceglie un personaggio di intatta apparentemente dirittura, nel senso che non potremmo nemmeno lontanamente supporre che Napoleone potesse essere altro che Napoleone. Credo che l'ultimo che ci abbia provato a pensare diversamente è un po' quello sciagurato film di Ridley Scott, che ce lo fa vedere preso da altre tentazioni, ma le tentazioni che distraggono, per così dire, Napoleone e che in qualche modo contribuiscono ad immaginare che egli possa essere il personaggio che Sciascia sceglie per porsi questa domanda. A un certo punto della nostra vita pensiamo che potrebbe essere stata diversa la strada che abbiamo imboccato, e addirittura Napoleone. E lo fa quindi
su questi scritti che raccontano di una parte assolutamente marginale, apparentemente marginale, della vita di Napoleone e che egli invece vigorosamente sostiene essere stata l'altra possibilità di Napoleone. E lo fa appoggiandosi ad due o tre testimonianze abbastanza illustri. La prima è quella di Stendhal, perché non solo Sciascia ritiene in qualche modo che Napoleone sia stato un discutibile, ma non totalmente ignobile scrittore, ma che addirittura avrebbe potuto essere Stendhal. Naturalmente le pezze di appoggio, diciamo così, sono un po' dentro questa raccolta, perché in questa raccolta c'è un testo, una chronique d'amour, e quindi c'è il De l'amour di Stendhal, c'è un Clisson et Eugénie che rassomiglia a uno di questi romanzi un po' alla Armand, c'è addirittura una novella corsa che Sciascia arruola nella possibilità delle novelle, delle croniche italienne di Stendhal, e così discorrendo. In qualche modo è aiutato dal fatto che Stendhal restituisce nel corso dei suoi giudizi un giudizio abbastanza lusinghiero per il giovane scrittore. Quindi Stendhal, non solo Napoleone sembra scrivere come avrebbe dopo scritto Stendhal, e questo tra un secondo vedremo aiuta per il titolo di queste pagine di Sciascia, che sono Troppo presto, troppo tardi, ma soprattutto Stendhal è convinto, come e più di Sciascia, che possa essere stato un eccellente scrittore. Troppo presto, troppo tardi, perché a giudizio di Sciascia, tutti quanti noi, quando ci facciamo questa domanda, ma avremmo potuto essere altro, dobbiamo alla fine riconoscere che non lo siamo stati, perché o siamo nati troppo presto o siamo nati troppo tardi. Su questo versante il troppo tardi sarebbe dovuto al fatto che egli avrebbe dovuto nascere nel 23 gennaio del 1784, se ricordo bene, che è la data di nascita di Stendhal. In realtà lui è nato così prima da non poter diventare uno scrittore romantico. Naturalmente le altre due pezze di appoggio di Sciascia non sono così ben disposte nei confronti di questo Napoleone scrittore. La prima è quella di Chateaubriand. Chateaubriand invece scrive sul Napoleone scrittore con molta cautela. Naturalmente noi sappiamo che Chateaubriand ha con Napoleone un rapporto assolutamente doppio, tanto lo odia, tanto lo ama, tanto ne è distante, tanto ne capisce profondamente invece il perché del fascino, e quindi questa cosa si gioca anche nei giudizi che Sciascia cita di Chateaubriand su Napoleone, e che si concludono dopo tutta una serie di prese di distanza molto più arcigne di quelle che ci offre Stendhal, in una conclusione che è questa, la leggo perché Chateaubriand merita sempre di essere ricordato. Dice Chateaubriand: la sua educazione non era né accurata, per metà straniero ignorava le regole fondamentali della nostra lingua, quindi era scorretto anche grammaticamente, ma, conclude Stendhal, che importa? Dopotutto, che il suo eloquio fosse scorretto, egli dava la parola d'ordine all'universo, i suoi bollettini hanno l'eloquenza della vittoria, e quindi risolve in questa maniera la questione dello scrittore. Questo scrittore in realtà scriveva non solamente quelle piccole pagine, ma scriveva soprattutto attraverso la sua vita. E che è la tesi del terzo testimone, diciamo, che nelle pagine di Sciascia vengono portate per spiegare perché Napoleone avrebbe potuto, voluto essere altro, che sono quelle di Alberto Savinio, altro scrittore non meno raffinato di Leonardo Sciascia, che si era occupato di questa questione, diciamo, almeno l'aveva messa in questa maniera, in quel singolarissimo testo che è La Nuova Enciclopedia. Come sapete, La Nuova Enciclopedia di Alberto Savinio è una enciclopedia a scelta, non so come dirla meglio, cioè di fronte, la scrive alla fine degli anni 60, ed egli ritiene che di fronte, ed erano ancora gli anni 60, immaginiamoci oggi,
di fronte alla vastità e alla varietà delle conoscenze che sono ormai offerte a ciascuno di noi, enciclopediche quindi e fine anni 60, l'unica enciclopedia possibile è quella che ci scriviamo noi, che ci costruiamo con le nostre idee. In questo repertorio delle scelte enciclopediche di Alberto Savinio c'è anche Napoleone. E qui devo dire che Savinio, per un verso, è assolutamente sicuro. Alberto Savinio ritiene che Napoleone avrebbe voluto essere un letterato e che fu costretto ad essere un militare. Perché? Perché, scrive Savinio, è vero che non scriverà più dopo, ma per tutto il tempo della sua vita egli ha sempre mantenuto la voglia di diventare un letterato, la voglia di scrivere. Cioè nella sua bulimia della lettura si nasconde lo scrittore. La prova più evidente è in quella pagina celebre del memoriale di Las Casas, come voi sapete è il testo base di qualsiasi memoria napoleonica, che racconta che cosa? Racconta intanto il Napoleone della sconfitta. Prima ancora che si svolga la scena che racconta Las Casas sul Bellerofonte, sul Northumberland, Napoleone aveva, a giudizio di Savinio, in qualche modo vorrei essere neanch'io convinto, diciamo, cioè, mi sembra che forse ha ragione. Napoleone aveva avuto un momento di, nel primo esilio, quando deve andare all'isola d'Elba, un momento di toccante saluto alle sue truppe, alla sua guardia, nel cortile che poi verrà chiamato non a caso il cortile degli addì a Fontainebleau, e di fronte a tutta questa commossa, i granatieri della vecchia guardia, chi c'era racconta, piangevano con i loro colbacchi, erano tutti uomini che avevano il volto indurito dalle battaglie napoleoniche, che erano emozionati, perché li stava per congedare, e allora lui aveva avuto questo momento letterario, adesso dice no, ma io non vi abbandonerò, noi rimarremo sempre insieme perché io scriverò le mie memorie e parlerò delle nostre battaglie, io scriverò le nostre memorie. Quindi Napoleone caduto, Napoleone che saluta i suoi soldati, racconta Savinio, è un Napoleone che ritrova se stesso, ritrova quel letterato che non aveva potuto essere e che invece avrebbe voluto essere. La stessa cosa si ripete in maniera un po' diversa sul Northumberland, quando, come lo racconta nelle prime pagine del memoriale Las Casas, Napoleone probabilmente, ma già a Fontainebleau si dice che avesse avuto l'idea di un tentativo di suicidio, usando una fiala di veleno che addirittura risaliva alla campagna d'Egitto, e qualche detrattore quindi quando racconta questo poi aggiunge la fialetta però era della campagna d'Egitto, cioè era forse largamente scaduta o nel 1814 quando dovrebbe averla usata. La seconda volta anche abbiamo un momento un po' di incertezza se sia vero o no, comunque sembra che abbia tentato una seconda volta il suicidio Napoleone, e anche questo è interessante, più facile immaginare che un letterato si suicidi piuttosto che un vigoroso condottiero. Napoleone è affranto, sembra che la sua vita non abbia più nessun motivo di prolungarsi, e questo Las Casas, la faccio breve perché altrimenti poi il presidente comincia a soffrire, non possiamo fare soffrire un presidente. Tu non hai i limiti che... Un po' di limiti ci sono sempre, no? Sì, nella vita nelle lezioni. Sì, posso continuare, grazie. Mi sento rincuorato da questa possibilità. Las Casas era arrivato a Napoleone tardivamente, c'era arrivato perché, me ne sono presi allora questi minuti per raccontare questa cosa, perché lui era andato in esilio perché era un aristocratico che non aveva subito capito la grandezza di Napoleone, poi ritorna. Era andato in esilio a Londra e lì aveva fatto fortuna con un atlante storico. Aveva venduto un sacco di copie e si era in qualche modo anche rimesso da una condizione di esule che era tutt'altro che florida. Questo lo convince a riagganciare, per così dire, Napoleone sconfitto nell'idea di accompagnarlo a Sant'Elena e
di fargli scrivere le memorie che poi lui farà diventare, come infatti diventeranno, un grande successo editoriale. Diciamo che Lascaso non era un letterato, ma era uno che aveva capito perfettamente che l'industria editoriale tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento cominciava a diventare un'altra cosa, era piena di lettori, comincia anche il famoso diritto d'autore, cioè si può essere scrittori e vivere di scrittura, che è una cosa che l'open access di questi giorni sembra qualche volta trascurare. Nel vedere Napoleone così affranto, il povero Lascaz pensa: sto andando a Sant'Elena e se non scrive le memorie ho perso parecchio tempo e ho fatto molta fatica. Quindi rincuora il suo imperatore, dice: ma no, ma non ti devi abbattere. Tra l'altro, in quel momento sul Northumberland, così la racconta Lascaz, Napoleone aveva sotto braccio Plutarco. Plutarco è, per così dire, il compagno di viaggi letterario di Napoleone. E la pagina, tuttavia, che aveva aperto questa volta era pericolosa, perché era il suicidio di Catone. E quindi era molto allarmato di tutto questo. E usa un argomento di fronte a questo Napoleone che sfoglia Catone e si immagina già passare all'eternità replicando il gesto del nobile, della nobile vittima della fine della Repubblica, e gli spiega: sire, non sono più tempi di Catone. Se lei adesso si suicida, lo fa che se si suicidano oggi, diciamo così, solo due categorie: quelli che hanno perso il gioco e quelli che sono stati lasciati da una donna. Sono due categorie troppo borghesi, troppo volgari, perché lei possa passare alla storia così. Quindi è meglio che lasci stare l'idea del suicidio e al contrario si dedichi. Allora io che faccio? Scriva le sue memorie. Napoleone si ricorda di averlo promesso 2 anni prima, ma naturalmente di promesse Napoleone ne aveva mancate ben altre nella storia, quindi anche questa non sarebbe stata l'ultima, e comincia quel lavoro che poi noi chiamiamo il Memoriale di Sant'Elena. Questo Memoriale di Sant'Elena rappresenta in qualche modo, anche per Savinio, la prova che Napoleone avrebbe voluto essere un letterato, ma non lo era diventato, anzi in qualche senso addirittura è la conferma che Napoleone sostanzialmente, più che un grande militare, aveva perso, era un grande letterato, vinceva con le memorie, e ce lo scrive così. Anche qui è Savinio che parla. Savinio riprende quell'episodio del cortile degli addii. Se ho consentito di sopravvivere per servire ancora la vostra gloria, scriverò le grandi cose che abbiamo compiuto, eccetera. E Savinio aggiunge: quando non scrive, cioè quando Napoleone non scrive, egli stesso fa scrivere ad altri, come a Sant'Elena. In una confessione sincera dei suoi desideri riposti, Napoleone avrebbe scambiato Arcole, Wagram, Austerlitz per un'opera letteraria che sfidasse i secoli, pari a quella dei grandi autori che egli tanto amava e rileggeva di continuo, ecco il lettore, e nella sorte persa e in quella avversa meditava e postillava. Insomma, un Napoleone pieno di rimpianti per quello che non era stato e che non era stato, aggiunge Sciascia, nel troppo presto, troppo tardi, perché era nato nel 1769 e non nel 1784. Sciascia da Savinio riprende, perché noi qui abbiamo sul troppo presto, perché anche troppo tardi. Per il troppo tardi, come ha rubato qualche giudizio sul letterato, Savinio riprende una storia. Una storia che non è sua, naturalmente lui racconta, e che ci viene da uno scrittore americano. Un scrittore americano che si chiama Stephen Vincent Bennett, e che è uno scrittore che noi conosciamo, quello che scrive, che aveva interessato Sciascia del 1935, quello che noi, quando lo leggiamo noi italiani, lo possiamo leggere nel 1950-51, quando, ecco qui, ci spostiamo dalla Sicilia e ci appoggiamo invece ad una piccola e brillante impresa editoriale, ne ho qui la copia che sto distruggendo via via, appare con una delle tante novelle, delle novelle americane moderne,
edite da Longanesi nella piccola biblioteca Longanesi. La piccola biblioteca Longanesi esce agli inizi, alla fine del 49, grazie agli sforzi naturalmente di Leo Longanesi e poi di un singolare personaggio della nostra vita letteraria italiana ed editoriale soprattutto, che è Mario Monti. Mario Monti, che non è naturalmente Mario Monti che noi conosciamo, e che non era stato scrittore, ma diventa, lo sarà di alcune cose. Per esempio, lui scrive una breve biografia di Murat, tutt'altro che disprezzabile, anche cose non strettamente legate a Napoleone, e che insieme a Longanesi decide di far partire una biblioteca di classici stranieri, simile, ma a mio giudizio un po' più raffinata, di quella che negli stessi anni faceva Rizzoli avviando la Burr. Lo spazio, naturalmente questi classici sono tra i più vari, lo spazio che viene dedicato alla letteratura americana è tutt'altro che trascurabile, ed è interessante perché era una letteratura che non è che non si fosse proprio conosciuta nell'Italia degli anni 20 e degli anni 30, cioè dell'Italia del regime fascista, ma che certamente allora in qualche modo esplode. Esplode anche sotto altre forme, altre fortune, e che trova una eccellente accoglienza proprio in questa piccola biblioteca creata da Monti. Monti poi avrà una lunga storia, alla fine questa Longanesi dovrà cedere, lui smetterà di essere il direttore e patrone editoriale di tutta l'impresa. È una biografia che andrebbe seguita e raccontata per chi come me talvolta ama anche la storia dell'editoria, ma rimaniamo in questo momento creativo. In questo momento creativo questa biblioteca ospita Melville del Benito Seregno, ospita il ritratto di famiglia di Isherwood, molto bello, la Mildred di Kane, il postino, eccetera. Insomma, e tra le tante cose nasce anche l'idea di fare una piccola raccolta di novelle americane che escono nel 1951 e in cui in qualche modo sono quattro autori che lo stesso Monti presenta in apertura di queste. Questi quattro autori sono autori, spiega Monti, tutti quanti legati alla letteratura americana degli anni 30. Non sono naturalmente né Scott Fitzgerald né Hemingway, non hanno, come dire, non è Steinbeck, però insomma, già Sherwood per esempio è un autore tutt'altro che trascurabile. Io qui, come vedete, ho dichiaratamente dirazzato rispetto a quello che dovrei fare, cioè parlare di Napoleone e delle sue battaglie. Mi scuserò con tutti quelli che conoscono molto meglio di me le letterature del mondo, ma mi sono a un certo punto incapricciato dell'idea di capire che cosa significava troppo presto, troppo tardi in Sciascia, e sono quindi arrivato alle pagine di Monti. Monti racconta di questi quattro autori e in particolare racconta come tutti loro fossero legati da una lettura dell'America post 29 e quindi America della Grande Depressione. Quasi tutti erano stati già abbastanza importanti negli anni 20 e continuano ad esserlo negli anni 30. Tra questi quattro autori c'è il nostro. Io ritrovo e riscopro, per così dire, leggendo queste novelle, ma da un'altra parte, il Stephen Vincent Bennett, che Sciascia aveva velocemente ricordato nelle sue pagine siciliane del 1980, qui siamo però nel 1951, quindi vedete che stiamo facendo funzionare la macchina del tempo in una maniera un po' strana, e Bennett è presente con due novelle. Parto dalla prima, perché è uno dei due indizi che poi ci aiutano nell'ultimo tratto, ma il decisivo, della caccia al tesoro. La prima novella che è ospitata di Bennett in questa... Un attimo. Bennett è un personaggio tutt'altro che trascurabile, perché Bennett non è qui, non c'è in questo saggio, ma la sua opera più famosa in quel momento, cioè quando scrive queste novelle, si chiama Il ratto delle Sabine. Ed è una riedizione, per così dire, una rivisitazione americana del Ratto delle Sabine, che serve da canovaccio, lui poi diventerà addirittura proprio un uomo di cinema, a Sette Spose per Sette Fratelli. Quindi improvvisamente Napoleone ci riporta ad un altro pezzo, che è quello di un film celeberrimo,
E perché Sette Spose per Sette Fratelli, lo sapete, in realtà è una sorta di è il Ratto delle Sabine, ma è come se fosse Porgy and Bess, è una trasposizione di vecchie mitologie, diciamo, europee, nella scala di un'America che sta crescendo, sta decrescendo, si sta deprimendo, ma sta cominciando a costruire la propria fortuna. La fortuna di Bennett si fa con questa, al punto che lui vince il Pulitzer e successivamente poi diventerà sceneggiatore, perché ha funzionato così bene questo impianto del Ratto delle Sabine che il cinema se lo prende. La prima delle due novelle di Bennett che viene ospitata nella raccolta curata da Mario Monti si intitola Il Diavolo e Daniel Webster. E qui andiamo ad un altro pezzettino, vedete come nelle Cacce al Tesoro, se mi posso permettere, c'è ogni volta un passaggio che ci aiuta ma ci porta anche da un'altra parte. Allora, il diavolo e Daniel Webster è una versione, per così dire, anche qui, americana, di un modello antico, e cioè il Faust di Goethe. Perché noi non sappiamo se il diavolo esiste, ma Daniel Webster esiste sicuramente. Daniel Webster è un personaggio importante della storia americana della prima metà del XIX secolo, è un avvocato famoso. La sua cosa più importante, veramente importante, è quella che si chiama il compromesso del Missouri, che è un importante momento nel quale si fissano regole che poi dureranno poco, ma in realtà ispirano la guerra di secessione americana. È la prima volta che si specifica in questa avanzata verso ovest, siamo ancora, lì siamo nel Midwest, stiamo quasi arrivando nel Midwest, perché con il compromesso del Missouri ci apriamo al Midwest, e il Midwest è quel territorio di 800 che poco alla volta cominciava a rendersi autonomo e poi chiedeva di diventare uno Stato dell'Unione. Per diventare uno Stato dell'Unione ci volevano determinate regole, ci volevano determinate discipline delle autonomie. Il compromesso del Missouri in qualche modo sembra salvare la situazione di quella, come dire, apertura, scompaginamento della nazione americana, che avverrà però invece 15 anni dopo con la guerra di secessione. Daniel Webster è l'estensore, grande avvocato delle pianure del Midwest, uomo celeberrimo, segretario di Stato con uno dei tanti presidenti americani di quell'epoca, quindi una figura tutt'altro che ignota agli americani e trascurabile, e per di più anche aspirante a una carriera presidenziale. Si presenta alle elezioni per la presidenza degli Stati Uniti, non vince, e quindi, questo è l'indizio interessante, aspira ad essere presidente degli Stati Uniti, ma nella sua biografia subirà una sconfitta che non gli impedirà però di essere poi un grande avvocato. Questo Daniel Webster difende un povero contadino che, vistosi perduto e in miseria, aveva fatto un bel patto col diavolo, che gli aveva detto: guarda, se mi dai l'anima, però tra 10 anni poi io tornerò, però ti renderò ricco. E come sempre succede quando si fanno i patti col diavolo, si diventa veramente ricchi, solo che come sempre succede quando si fanno i patti col diavolo, dopo 10 anni il contadino diventato ricco si vede arrivare una sera una nera figura, bussa alla porta e gli chiede di ritorno l'anima. A questo punto si vede perduto, non sa a chi rivolgersi, si rivolge al più grande avvocato che c'è in quel momento intorno, che è Daniel Webster. Daniel Webster conduce una battaglia feroce contro il diavolo, trova in un tribunale infernale, che vi racconto così rapidamente, trova modo di convincere questi giudici che sono riemersi agli inferi che non doveva essere l'anima non doveva essere catturata, e minaccia addirittura, perché doveva essere un omone di quelli veramente da Midwest, il nostro Webster, minaccia il diavolo, gli mette tanta paura che, come conclude la novella, il diavolo non sappiamo che fine abbia fatto, ma certamente non si è mai più visto troppo da quelle parti. Gli indizi sono parecchi per la seconda e determinante e conclusiva tappa di questo piccolo giro, che è una novella di Bennett che si intitola Suona la campana della sera.
Quindi non, niente, come vedete di Napoleone non c'è traccia, no? Sembrerebbe che l'abbiamo perduto. Sembrerebbe. Suona la campana della sera, primo verso di una celebre, celeberrima poesia che è l'elegia scritta in un cimitero di campagna di Thomas Gray. Una sorta di Spoon River, tanto visto che stiamo giocando con i libri, di Spoon River, però molto prima, perché siamo naturalmente fine Settecento, e nella quale Thomas Gray, di fronte a questo rintocco della campana serale, questo momento di crepuscolo, è particolarmente preso dalla visita che fa ad un cimitero di campagna nelle quali ci sono tante piccole tombe e tanti nomi assolutamente sconosciuti. Nomi sconosciuti che gli pongono delle domande che sono tutte quelle su che cosa, ecco che ritroviamo Sciascia, che cosa avrebbero potuto essere se non fossero nati in un piccolo e sperduto paese del Midwest e in un'epoca in cui non succedeva niente. Forse, leggiamo nell'elegia di Gray, in questo trascurato luogo giace un cuore un tempo pregno di fuoco celestiale, mani che avrebbero brandito lo scettro imperiale o innalzato fino all'estasi la vivente lira. Si nascondono dietro questi nomi assolutamente anonimi possibili grandi poeti, un Milton, a un certo punto c'è un bellissimo verso, oppure un imperatore, forse. Allora, se questa è l'elegia, che cosa racconta la novella? La novella racconta, e stiamo arrivando veramente verso la conclusione, di un certo Sir Isherwood, un aristocratico inglese, aveva l'ordine della giarrettiera, perché lo scopriamo nelle pagine, sono una ventina di pagine, il quale nel 1788, le date sono fondamentali a questo punto, nel 1788, decide di trascorrere un periodo di acque, di bagni termali in una località della Francia che non esiste ma che si chiama Saint-Philippe-les-Bains, e da lì comincia a scrivere regolarmente alla sorella. Scrive regolarmente anche perché, come dice dalle prime lettere, quindi in queste 20 pagine una sorta di racconto epistolare, sono le lettere di questo Isherwood che scrive alla sorella, e comincia dicendo che si annoia infinitamente. Non succede niente. Io qui sono privo di ogni diletto. A questo punto la sorella dice: ma tu sei un uomo curioso della natura umana, ma come mai dici che ti annoi? Vedrai che sicuramente trovi qualcuno che ti può quantomeno stuzzicare questa curiosità. E infatti la trova in un ometto corpulento, strano, sembra un attore, come lo racconta la prima volta che ne parla alla sorella, e che in qualche modo a suo giudizio nasconde una vita che lui non riesce troppo a capire bene. Pare che abbia una famiglia molto numerosa, pare che sia stato, e poi lo scopre, lo dice, sì, ho scoperto, è stato un ufficiale del re di Francia, parla sempre dell'India, parla sempre di strategie, sempre pieno di carte, eccetera, e è colpito da questo giovane uomo, già adulto, un po' di genio, e tanto più è colpito quando poi comincia a vedere il suo mondo. Comincia, un giorno viene invitato a casa, incontra la moglie di questo signore, Madame viene chiamata, e lui la definisce una ex bella donna. Una ex bella donna che ancora tiene molto a essere civettuola e che tuttavia si vede che il resto della famiglia non apprezza. Il nostro ometto di 50 anni di cui parla Isherwood dice: non appena per un caso fortunato il discorso cade sull'India, gli occhi si illuminarono. Perché? Perché lui aveva avuto una storia di ufficiale di Sua Maestà il Re di Francia in India, però c'era arrivato nel momento sbagliato. Al momento, racconta, della caduta di Pondicherry, e quindi si era fatto immediatamente 7 anni di prigione, perché era stato gli inglesi lo avevano messo in galera, e questa cosa l'aveva molto segnato, gli aveva, per così dire, modificato la vita,
e al tempo stesso poi era stato anche spostato alle isole Mauritius, dove diceva io potevo solo tirare qualche colpo di fucile ai gabbiani. Insomma, ha un momento molto, quando Ishevu dice ma lei forse avrebbe potuto fare cose, sì, ma voi potete immaginare un uomo senza mezzi e senza nel tempo dell'esercito di Re Luigi che facesse carriera? Io ho potuto fare la carriera che ho fatto, sono finito in prigione e poi sono stato alla Mauritius e poi sono andato alla Retretta, dove sono a mezzo soldo e sono qui insieme a tutta la mia famiglia a cui devo ancora molto badare. E c'è questa bellissima, ci avviamo alla conclusione, serata in famiglia, nella famiglia di questo ufficialetto, ufficiale, cinquantenne, panciuto e singolare, che è naturalmente una delizia solamente a leggere, ma non posso fare. Loro si erano incontrati, tra l'altro, nella comune passione di un libro che è l'Ossian, che piaceva a tutti e due. Piaceva a Ishevu e piaceva anche a questo ometto. Questa serata è strabiliante, insomma, c'è questa madre di lui che detesta Madame, la ex bella donna, come dice Ishevu, ci sono delle donnine, una delle quali sembra ancora avere dei tratti di beltà e continua ad essere vezzeggiata, e poi c'è un fratello che desta molte preoccupazioni, ce n'è un altro che fa l'avvocato ma che si capisce che in fondo è un gran fanfarone, insomma, e la dipinge una famiglia molto singolare. Queste lettere raccontano tutto questo, si avvia verso, passano i mesi, le lettere si susseguono l'una all'altra, un giorno egli comunica alla sorella che purtroppo ha saputo che questo personaggio così singolare, di cui però aveva apprezzato perché gli aveva spiegato come i francesi avrebbero potuto vincere in India, gli tira fuori le carte, gli spiega come si sarebbe potuto fare, aveva tutto il piano ben precostituito, è morto. È morto il 5 di maggio, lui lo apprende l'8 maggio, e riesce la simpatia che si era stabilita tra i due fa sì che lui riceva tutte le carte di questo occasionale incontro a Saint Philippe le Bains, mentre stavano tutti e due alle terme, va e sente il bisogno a quel punto di rendere un'ultima testimonianza a questo singolare e fuggevole amico, e quindi compone la lapide della tomba sotto la quale, nella quale giace questo singolare personaggio. E la tomba recita: qui giace Napoleone Bonaparte, maggiore della Reale Artiglieria di Francia, nato il 15 agosto 1737 in Ajaccio, Corsica, morto il 5 maggio 1789, ricorda prima il nostro inglese che è la data di convocazione degli Stati Generali, a Saint Philippe des Bains, riposa, spirito inquieto. Se nasci 20 anni prima della rivoluzione, non diventi Napoleone. Il troppo presto di Sciascia, ed ecco anche, qui concludo però con un ultimo verso di Gray, ecco perché Napoleone ancora ci consente, o almeno mi consente, a voi purtroppo siete stati solo dei pazienti ascoltatori, di passare qualche ora di autentica comprensione di questi personaggi che io definirei, per così dire, motori mitopoietici della nostra modernità, sono cangianti, gli puoi fare qualsiasi domanda, ti danno qualsiasi risposta, perché hanno in sé una ricchezza che non hanno altri, che mi consentono di chiudere con i versi a cui in qualche modo si possono dedicare persino gli ultimi versi di Thomas Gray. Molti fiori nascono per arrossire inosservati, sperdono dolcezza nell'aria deserta.